Datemi se mi tocco qui, ma mi si è rotto l'orecchio nel naso, vabbè, niente, non mi interessa. Ciao ragazze e ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi un nuovo video. Questo è un video che mi è venuto così, voilà! Perché praticamente stavo preparando il beauty case da tenere a casa di Gabriele, perché come vi ho spesso detto anche nel video dei prodotti finiti eccetera eccetera, io tengo dei prodottini a casa di Gabriele in modo che insomma non sto tutti i giorni a fare su e giù, giù e su e giù con i prodotti, a parte il senza stare appunto a fare sempre su, giù, giù, su. Quindi insomma mi sono presa un beauty, questo che è bello 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 grosso, non mi ricordo neanche dove l'ho comprato, comunque è enorme, e dove praticamente dentro ci ho messo tutte le cose che mi potrebbero servire da Gabriele. Ovviamente da Gabriele ci dormo una volta a settimana circa, e non è necessario appunto che comunque mi faccia la doccia, anche perché come ben sapete insomma, cioè, io e Gabriele siamo vicini, dormiamo a casa l'uno dell'altro per fare un pochino prima. Comunque niente, vi faccio vedere cosa ho messo in questo beauty e che sono tutte cose comunque che poi fanno parte della mia skincare quotidiana. Poi da nella schiena qua laterale ci ho messo dei laccini e delle mollette. Vedete, i laccini, uso questi qui fatti stile file del telefono, e delle mollettine, perché comunque tipo quando mi lavo il viso, che tendo sempre a legarmi i capelli, ho sempre panico e terrore di non averli mai, anche se comunque la maggior parte delle volte un laccino per capelli me lo leggo sempre al polso. Nella tasca di qua non ho praticamente niente, c'è la retina ma io non so niente. E partiamo con la tasca centrale, vi faccio vedere come una donna riesce a infilare 3550 prodotti all'interno di una pochette. Allora, ho messo dentro questo doccia esfoliante della Yves Rocher ai frutti di bosco, e l'ho messo praticamente dentro perché è vero che mi capita di non, spesso di non fare la doccia da Gabriele, ma comunque se dovesse capitare ho già un bagnoschiuma che mi fa anche da esfoliante, e quindi insomma ci ho messo questo. Poi se vedo magari che tra qualche mese non lo utilizzo da Gabriele, me lo riporto a casa. Poi ci ho messo un detergente viso, e questo qui è quello della Clear Skin Pore Penetrating, che ve ne ho parlato all'infinito all'infinito perché io già lo utilizzavo. È un gel detergente proprio, ecco, non si vede bene, è uscito, ma vi volevo far vedere che contiene anche dei microgranuli, ma ovviamente mi è uscito tutto trasparente, quindi non vi faccio vedere che è microgranuli, comunque è per appunto contrastare i pori, e a me piace tantissimo. E poi insomma un detergente vale l'altro, secondo me. Poi ho messo dentro questa crema qua della Footworks, questo è il gel per le gambe alla menta. Io sapete, faccio un uso inespropriato di creme per le gambe, siccome qui a casa adesso devo terminare comunque quelle che già ho deciso di metterci questo dell'Avon, comunque anche per testarlo. Poi ho messo dentro questo che è l'olio mille usi della Vichy, che come sapete si può utilizzare sia per il corpo, si può utilizzare sia per struccare eccetera eccetera, quindi insomma ho messo questo. Avevo prima all'interno l'acqua micellare della L'Oreal, però l'ho terminata, e proprio per questo avevo riportato in qua la pochette per ripienarla, quindi ho deciso di fare il video. L'acqua del micellare della L'Oreal, che comunque l'ho terminata, e ho detto vabbè, ci metto quest'olio mille usi, che comunque ho sentito dire che ha un INCI molto buono. Infatti anche qui c'è scritto 98% di ingrediente naturale, si può usare sul corpo, viso, capelli e addirittura unghie, quindi insomma
anche per struccarsi va bene. Poi ho messo dentro, questa boccettina che ce l'avevo già da prima, che è uno struccante occhi della L'Oreal. Dentro non c'è lo struccante occhi della L'Oreal, ma c'è il bifasico dell'Eyebrush. Ce l'avevo, diciamo, travasato per portarmelo dietro. Comunque appena lo termino, ecco, tanto ho l'olio mille usi dietro. Poi ho messo dentro un colluttorio, questo qua è mini size, questo è della Listerine Difesa Denti e Gengive, che sapete è il mio colluttorio preferito. Poi ho questo barattolino dove c'era dentro una crema della Solution da notte, che l'ho terminata, non la vedrete nel video dei prodotti terminati proprio perché l'ho riempita, ecco, con una crema giorno, qui ci ho messo quella della Venus, che comunque insomma non c'è, è da giorno però non contiene fattori protettivi, è bella idratante e che quindi insomma la posso usare anche per notte, poi comunque se è per una notte a settimana ci si può stare, ecco. Poi ho messo dentro questo deodorante qua della Sienna, questo è quello ai fiori, antiraspirante, 0% alcol e mi piace tantissimo, ha una profumazione molto 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 delicata, molto molto buona, sapete che comunque io utilizzo tantissimi deodoranti, non riesco a vedere quante ce n'è qui, però è un bel po' che lo uso, però insomma a me i deodoranti durano tantissimo, nonostante me lo do tutti i giorni, mi durano una vita. Poi ho dentro, va bene, la mia crema dermatologica ad ogni evenienza, chissà mai. Un olio corpo che me la do, diciamo, al posto della crema e utilizzo questo qui che è un olio alle mandorle, questo è della Caloderma e dice per pelle molto secca e sensibile, azione intensiva e tonificante e questo praticamente quando sono da Gabriele me lo do al posto della normalissima crema idratante, tanto per casa l'ho ricomprato un altro olio, quindi ho detto vabbè, lo metto dentro. Poi ho messo ovviamente i dischettini struccanti e ho messo questi qui che sono i Cotton Plus. E poi per finire ho messo questo pacco stragigante di 64 salviette delicate della Fria, che sono salviette struccanti, che servono per occhi, viso e labbra. Comunque quindi praticamente invece di farmi tutto il passaggio, tanto ve l'ho detto, quando sono da Gabriele si tratta di una notte, magari mi strucco con le salviette struccanti, poi mi passo l'olio mille usi e mi detergo il viso, ecco, senza stare troppo a diventarci citrulla o grulla, come si dice dalle mie parti. Comunque, niente. Niente ragazzi, allora con questo il video è terminato. Io spero di averci messo dentro tutto, se vi venisse in mente qualche idea fatemi comunque sapere, vi ripeto, non ho messo i prodotti make-up perché comunque quelli lì mi piace averli a casina mia e me li porto dietro, me li alterno, anche se secondo me non sarebbe male magari farmi una trussettina con magari un fondotinta o una matita o un mascara, però preferisco per ora fare così come sto facendo adesso. Niente, io spero che il video vi sia stato di compagnia. Ho fatto questo video appunto uno perché avevo voglia di chiacchierare con voi e due per farvi vedere anche le cose che comunque mi porto dietro e che magari non ve ne parlo spesso perché appunto le ho da Gabriele e le smaltisco molto, molto meno in fretta rispetto magari ai prodotti che ho a casa. Con questo è tutto, vi mando un bacione enorme, enorme al prossimo video. Ciao!